chiamata la polizia provinciale. E infatti mi chiedevo come mai questa mattina ancora non fossero arrivate le forze dell'ordine. E eccole qua. Chissà quale animale del bosco ci avranno portato, chissà chi avrà oggi bisogno delle cure dei CRAS, Stella del Nord, la Polizia Provinciale di Lecco. Quindi benvenuto agente Nicola Lardera, agente Michele Di Giambattista. Che cosa ha portato? Agente? Abbiamo portato un cigno che si pensa abbia ingerito qualcosa dal lago. E quindi che non sa bene, è grande? Sì. No, è piccolo, un cigno piccolo. Ha un cigno piccolo, sì. Allora chiamiamo subito il dottore, tiriamolo fuori. Dottor Fornari, Giulia, Leo, è arrivata alla polizia provinciale con un cigno, dottore. La gente riferisce che probabilmente deve aver ingerito un corpo estraneo, qualche cosa che non doveva. Ma è proprio piccolino. Poverino, andate ragazzi, è una situazione sulla quale certo dobbiamo intervenire, è molto piccolo questo cigno. Sì, allora nella provincia di Lecco ci sono molte superfici d'acqua come fiumi, laghi, in cui sono presenti cigni, folaghe, germani reali, gallinelle d'acqua. Alcune volte risulta un problema le persone quando danno da mangiare a questi animali, ad esempio il pane secco, e creando dei problemi alla digestione dell'animale, o quando anche le persone, soprattutto alcuni, lasciano in giro alcuni oggetti che possono essere taglienti, come anche bottiglie di vetro sulle spiagge, e quegli animali si feriscono, si tagliano. Quello che sta dicendo l'agente di Giambattista è verissimo. Intanto questi uccelli acquatici hanno la loro alimentazione, che è diversa dalla nostra, ma poi soprattutto l'inciviltà con la quale le persone sporcano i nostri territori e anche le acque dei mari e del lago in questo caso è davvero un qualcosa che non è tollerabile in nessun modo, perché agli animali può davvero causare anche la morte. Sì, alcune volte sì, se non si interviene nei giusti tempi e con le giuste cautele possono causare la morte di questi animali. Certo, e voi ne soccorrete tanti, agente di uccelli acquatici? Sì, soprattutto germani reali, qualche volta i cigni, e sono gli animali che più spesso ci capitano di soccorrere. Allora, noi andiamo a vedere come sta il nostro cigno. Vi ringraziamo per il vostro lavoro. Oggi grazie è domenica, ci sono tanti turisti, tante persone che passeggiano e che fortunatamente segnalano gli animali in difficoltà sempre di più. Buon lavoro agenti, andiamo. Grazie. Stella, andiamo a vedere. Allora dottore, questo cigno? Allora, hanno riportato che dovrebbe avere un amo in bocca o in gola, adesso controlliamo, perché poi abbiamo avuto notizia che avanzava fuori un filo da pesca che hanno provato a tirare, ma è uscito solo il filo, che vuol dire che l'amo c'è. Che cosa terribile. Aveva ragione allora dunque la gente, questo cigno è vittima dell'incuria, della maleducazione dell'uomo che lascia in giro troppo spesso oggetti che non dovrebbe. E come si può fare allora, dottore? Ora lo confermerete? Adesso facciamo una radiografia per vedere se c'è l'amo e dov'è, dopodiché lo perdiamo. Vediamo come fare. Beh, allora vi lasciamo lavorare e intanto, Stella, mandiamo in onda un servizio molto divertente. Abbiamo chiesto agli italiani cosa rende unico il vostro pet. Guardate.